Terna ha svolto un piano di interventi sulla rete di trasmissione nazionale in Sicilia utilizzando la tecnica dei lavori sotto tensione, che consente di mantenere in funzione gli impianti elettrici durante le operazioni di manutenzione, garantendo così sicurezza, efficienza e continuità del servizio. Le attività hanno consentito l'ammodernamento della rete locale con la sostituzione e l'installazione di nuove funi di guardia contenenti 48 cavi in fibra ottica su tre linee elettriche a 150 kV, mediante le quali sarà possibile trasmettere dati e informazioni utili per l'esercizio, il monitoraggio e la protezione del sistema elettrico. La tecnica dei lavori sotto tensione rappresenta un'attività altamente qualificata di Terna, adottata da anni per garantire la sicurezza, la continuità, la qualità e la massima efficienza della rete elettrica. Terna, con i suoi 150 operatori abilitati e 50 tecnici esperti, realizza una media di 1.800 interventi l'anno, con picchi anche di 3.000, su oltre 75.000 km di rete lungo l'intera penisola, con un beneficio economico annuale per il sistema paese stimato fra i 60 e i 90 milioni di euro. L'azienda impiega quotidianamente nello sviluppo e nella manutenzione della rete elettrica regionale circa 280 persone e gestisce in Sicilia oltre 4.500 km di linee di alta e altissima tensione. Il piano industriale 2024-2028 di Terna, società guidata da Giuseppina Di Foggia, ha un valore complessivo di 16,5 miliardi di euro, con un impegno significativo di oltre 3 miliardi di euro destinati alla Sicilia. Via libera dal MEF, su proposta del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, a un cofinanziamento nazionale di quasi 75 milioni da aggiungere ai 37 già messi a disposizione dall'Unione Europea per sostenere le imprese agricole colpite dalla siccità che ha interessato il Sud Italia e le isole maggiori nel 2024. La disponibilità complessiva di fondi per affrontare i problemi causati dall'emergenza climatica ammonta ora a 112 milioni di euro. Lo stanziamento mette a disposizione delle imprese e degli agricoltori risorse concrete per far fronte ai cali di produzione registrati in particolare nel settore cerealicolo. Il Ministero dell'Agricoltura, in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni, definirà a breve le modalità operative per distribuire gli aiuti alle aree e ai settori più colpiti. Entro il 31 dicembre 2024, come previsto dal regolamento, i dettagli degli interventi saranno comunicati alla Commissione europea e la distribuzione degli aiuti ai beneficiari sarà completata entro il 30 aprile 2025. Si consolida il comparto dei parchi divertimento in Italia, che si prepara ad una stagione di interventi volti a migliorare ulteriormente l'attrattività dell'offerta e a integrarla sempre di più con il turismo. È quanto emerso nel corso del meeting organizzato dall'Associazione Parchi Permanenti Italiani. L'evento ha acceso i riflettori sulle linee guida che orienteranno l'evoluzione del settore, anche alla luce degli investimenti attesi nel prossimo triennio, stimati in 450 milioni di euro. In linea con l'andamento degli ultimi anni, anche nell'estate 2024 i parchi si sono confermati centrali nell'accoglienza dei turisti, con alcune strutture che realizzano più della metà dei visitatori dall'estero. Questo contribuisce a distribuire meglio i flussi sul territorio e in prospettiva può diventare un valido veicolo per destagionalizzare la domanda, come avviene già in altri paesi europei. Dopo un ottimo 2023, i dati provvisori relativi ai primi tre trimestri del 2024 confermano il consolidamento del settore grazie a nuove attrazioni e soluzioni innovative di ospitalità. Per il ministro del turismo Daniela Santanchè, i parchi divertimento sono in primo luogo aziende che producono ricchezza e lavoro, al pari di quanto accade in tutte le economie più evolute, devono essere tutelati e valorizzati come elemento importante dell'offerta turistica.